voci dalla frana si fa strada nuove. La polvere vola, la spiaggia copre un evento recente che il cuore scuote. Intensifica per la sicurezza, l'attenzione si moltiplica, un crollo dopo l'altro ma nessun ferito, le barriere rafforzate, un lavoro infinito. Il bradisismo agisce, la terra si solleva, un fenomeno complesso che la scienza rileva. I campi flegrei, una caldera potente, conoscere il passato ci aiuta nel presente. I campi flegrei, una caldera potente, conoscere il passato ci aiuta nel presente. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Fuggino Air. Ci troviamo a parlare di un altro evento recente che ha coinvolto i campi flegrei. Parleremo della nuova frana avvenuta a Monte di Procida, delle implicazioni che questo fenomeno geologico può avere sulla sicurezza pubblica e sulla gestione delle aree costiere. Tra pochissimo a Radio Fuggino Air. Senza rileva, i campi flegrei, una caldera potente, conosce il passato, ci aiuta nel presente. Questo pomeriggio, mercoledì 17 luglio 2024, intorno alle ore 16:30, una nuova frana si è verificata a Monte di Procida. Il cedimento ha causato una nuvola di sabbia e polvere che si è diffusa sulla spiaggia di Miliscola, affollata dai bagnanti, tra cui molte famiglie con bambini che cercavano sollievo dalla calura estiva. Fortunatamente non risultano feriti, non risulta alcun ferito, alcuna persona coinvolta in questo, durante questo processo della frana. La Capitaneria di Porto è intervenuta tempestivamente per monitorare la situazione in linea con le disposizioni del prefetto di Napoli, Michele Di Bari, che ha chiesto un'intensificazione dei controlli nella zona. Questo cedimento è avvenuto nello stesso punto della frana che si era verificata solo una settimana prima, giovedì 11 luglio. L'area interessata dal crollo era già interdetta al pubblico prima dell'incidente della scorsa settimana. Dopo il primo crollo, i vigili del fuoco avevano potenziato le barriere per impedire l'accesso, ma nonostante i cartelli di divieto, qualche incauto potrebbe comunque essere tentato di avventurarsi. È importante sottolineare che queste misure preventive sono cruciali per evitare incidenti e garantire la sicurezza delle persone. Durante il crollo della settimana scorsa si è verificata una scossa di terremoto nei campi flegrei con epicentro nella zona di Agnano Pisciarelli. Tuttavia l'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia aveva smentito qualsiasi collegamento tra i due eventi, citando la lontananza dell'epicentro e la debolezza della magnitudo. Questo solleva una questione importante riguardo alla stabilità della zona e alla necessità di interventi di consolidamento del costone tufaceo, che è noto per essere particolarmente friabile a causa dell'azione della salsedine e degli agenti atmosferici. Ora, per comprendere meglio la situazione geologica dei campi flegrei, dobbiamo esplorare il fenomeno del bradisismo.
I Campi Flegrei sono noti per essere una delle aree vulcaniche più attive al mondo, caratterizzata da un fenomeno noto come bradisismo, ossia il sollevamento e l'abbassamento del suolo. Questo movimento del suolo è causato dalla pressione del magma sottostante che spinge verso l'alto, creando un sollevamento del terreno. Il direttore dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Mauro Di Vito, ha spiegato che il sollevamento del suolo nell'area dei Campi Flegrei è caratterizzato da lievi fluttuazioni. A inizio luglio si attendevano variazioni di questi valori, ma si è tornati al sollevamento di 2 cm al mese, un valore considerato alto per questo periodo di crisi bradisismica. L'Osservatorio Vesuviano mantiene una vigilanza costante, senza però cedere all'allarmismo, diciamo. Dal bollettino di monitoraggio settimanale dell'Osservatorio Vesuviano apprendiamo che dall'8 al 14 luglio sono state registrate 68 scosse nell'area dei Campi Flegrei e questi dati indicano un'attività sismica costante che richiede una sorveglianza continua e misure preventive adeguate per proteggere le persone e le infrastrutture. Per dare un contesto storico e geologico, i Campi Flegrei sono una vasta caldera vulcanica che si estende ad ovest di Napoli e questa area è nota fin dall'antichità per la sua intensa attività vulcanica. L'ultima eruzione significativa risale al 1538, quando si formò il Monte Nuovo. Da allora l'area ha sperimentato periodi di attività sismica e sollevamento del suolo con conseguenti cambiamenti nel paesaggio. Il sollevamento del suolo, bradisismo, ha avuto un impatto significativo sulla vita delle comunità locali. Negli anni Ottanta un periodo di sollevamento intenso ha costretto migliaia di persone ad evacuare le loro case a Pozzuoli. Questo evento ha evidenziato la necessità di una sorveglianza continua e di piani di emergenza ben definiti per rispondere alle variazioni geologiche. Tornando alla frana di Monte di Procida, è importante considerare anche i fattori che contribuiscono alla fragilità del costone tufaceo. La composizione geologica della zona, prevalentemente costituita da tufo, rende il terreno particolarmente vulnerabile all'erosione causata dalla salsedine e dagli agenti atmosferici. Senza interventi di consolidamento adeguati, è probabile che simili crolli si verifichino ancora in futuro. L'erosione costiera è un altro problema significativo di questa area. La combinazione di bradisismo ed erosione naturale anche delle attività umane ha un impatto profondo sulla stabilità delle coste. È essenziale che le autorità locali e nazionali investano in misure di protezione e consolidamento per preservare queste zone, che sono di grande valore sia per la loro bellezza naturale che per la loro importanza economica. Le frane, come quella di Monte di Procida, non solo mettono a rischio la sicurezza dei bagnanti e dei residenti, ma possono anche avere un impatto economico significativo. Le spiagge e le aree costiere dei Campi Flegrei sono importanti attrazioni turistiche e incidenti di questo tipo possono scoraggiare i visitatori e danneggiare l'economia locale. Guardando al futuro, è cruciale che le autorità continuino a monitorare attentamente l'area e a implementare misure preventive per mitigare il rischio di ulteriori frane e crolli. Questo potrebbe includere il rafforzamento delle barriere, l'interdizione delle aree più pericolose e l'educazione del pubblico sui rischi e le precauzioni da prendere. Inoltre è importante che residenti e visitatori siano consapevoli delle dinamiche geologiche dell'area e seguano le indicazioni delle autorità. La collaborazione tra cittadini e autorità è essenziale per garantire la sicurezza di tutti e minimizzare i rischi associati a questi fenomeni naturali. In conclusione, la frana a Monte di Procida è un promemoria dell'importanza della vigilanza e della preparazione di fronte ai rischi geologici. I Campi Flegrei, con la loro bellezza mozzafiato e la loro storia geologica unica,
richiedono una gestione attenta e responsabile per proteggere le persone e il territorio. Speriamo che con la collaborazione di tutti si possa affrontare queste sfide e preservare questa meravigliosa area per le future generazioni. Grazie per averci seguito in questo nuovo approfondimento su Radio Pugino Ner. Restate sintonizzati per ulteriori notizie e aggiornamenti su temi di attualità, cultura e ambiente. Buona serata a tutti voi. La frana di oggi è un segnale per tutti, monte di proci, dietro spiagge di frutti, la terra si sposta, la salsa è di Nerode, un fenomeno antico che il tuffo corrode. Il bradisismo agisce, il suolo si alza, nei campi flegrei la natura non balza, il monitoraggio continua, la scienza ci guida, proteggere il futuro, la nostra sfida. Condiviso e amato. Amato.